Complimenti a Roma che ha fatto una partita di un'intensità veramente, veramente altissima, soprattutto riuscendo a essere costante tra il primo e il secondo tempo. Noi invece diciamo, abbiamo avuto un netto calo, già giocare contro una squadra così atletica per noi non è semplice, poi abbiamo avuto un netto calo a livello fisico, quindi non abbiamo avuto più la forza di contenere tutto quello che avevamo provato a fare anche nel primo tempo, solo che non eravamo riusciti a fare neanche nel primo tempo, però perlomeno a livello offensivo eravamo stati presenti. Peccato perché siamo rientrati in campo nel terzo quarto, abbiamo avuto quattro possessi dove abbiamo fatto dei tiri aperti, lì non abbiamo mai fatto canestro, probabilmente lì potevamo approfittare per riaprire la partita, non ci siamo riusciti e poi dopo Voxhull e Maresca ci hanno veramente punito in maniera da grandi giocatori, insomma. Domande per il coach? Coach, non ci possiamo nascondere, si apre a questo punto un caso Bartels, anche per quello che abbiamo visto in campo. Al momento della sua sostituzione c'è stato evidentemente qualcosa, il giocatore non ha gradito, l'abbiamo visto chiaramente, è uscito urlando guai, stavamo dietro a te, Io non l'ho coach. visto, se tu me lo dici non lo so, adesso ci Abbiamo parlerò. anche visto che qualche giocatore del campo ti ha detto ne fanno uscire. Questo l'hai visto te, io sinceramente Magari non l'ho rivediamo visto. insieme Sì. nei futuro. Che noi l'abbiamo visto chiaramente, eravamo seduti dietro a te, comunque è chiaro che per l'ennesima volta abbiamo pagato una domanda. Io non capisco perché parli di ennesima, però mi sembra che domenica scorsa sia andato male. Sicuramente oggi non ha fatto una partita al top, però non mi sembra che sia stato lui il motivo per cui abbiamo perso questa partita. Sotto canestro abbiamo Rieti che conferma che quando perde sotto canestro poi perde la partita. Nel primo quarto, nonostante insomma eravamo ancora in scia, 12 a 6 rimbalzi Roma, migliorato leggermente nell'intervallo, in qualche modo dopo 5 partite almeno tutte di altissimo livello, Montellano è fisiologicamente credo anche calato, hai pagato anche quello. Abbiamo pagato il fatto che comunque dall'altra parte c'è un americano come Lasuer di una forza fisica mostruosa, quindi noi sicuramente quella non è la nostra caratteristica principale e quindi in automatico abbiamo pagato, poi alla fine se vai a vedere in termini anche poco rispetto a quello che potevamo pagare, perché poi la differenza di rimbalzi è di 7, il problema non è tanto il discorso soltanto di rimbalzi, ma è l'importanza dei rimbalzi che sono stati presi a un certo punto. Quindi sì, diciamo che quella lì è stata una delle chiavi della partita, un po' la fisicità, ma io non credo che sia un problema di fisicità di un giocatore, è un problema di fisicità di squadra. Siamo una squadra che fisicamente è più forte di noi, c'è poco da fare e nel momento in cui comunque sia vai a vedere che a parità di tiri loro tirano col 42 da 3 e noi col 18 e in generale col 49 dal campo e noi col 39 la partita non si vince, punto. È innegabile che non possiamo nascondere la qualità offensiva di Voxhull, la capacità di Maresca di azzannare la partita quando serve, però insomma, ripeto, per la situazione in cui siamo dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi ripartiremo dal primo tempo cercando di limare qualche errore che abbiamo fatto e cercando di migliorare le nostre difficoltà. L'ultima cosa, coach, la mancanza di Della Rosa che non sappiamo se rientrerà a breve, insomma mi sembra di capire che ancora lo perderemo a lungo, Parente anche lì ha pagato Certo, tanti minuti in ma non è un campo. problema di partita, è un problema che noi sono almeno 3-4 settimane che ci alleniamo ad un ritmo che non è di questa partita e quindi non possiamo giocare queste partite non potendoci allenare a un ritmo del genere. Però stiamo facendo il possibile per cercare di allungare il roster, però è normale che se c'è una partita di questo tipo non puoi venire a giocarla dopo 3 settimane di 4 contro 4 al massimo. Quindi ripeto, ma in questa cosa nessuno ha colpe, noi stiamo cercando di cercare giocatori sul mercato, ma vuoi perché magari non riusciamo, vuoi perché magari la destinazione non è gradita, però in questo momento la situazione è questa. Non ci fermeremo perché chiaramente c'è la necessità di allungarlo il roster per fare degli allenamenti soprattutto più competitivi a livello di intensità fisica, altrimenti queste partite qui è difficile giocarle.
non dico difficile vincerle, è proprio difficile giocarle, che è già un problema diverso. Altre domande? Che la differenza Gressi a questo punto? Sì, quella è andata, però. Purtroppo non l'abbiamo mai detto fino ad oggi, ma oggi non da lì siamo succhiati alla zona penale. Io credo che lì ci stiamo in parecchi. Prima della partita di oggi eravamo a 4 punti dal quarto posto, eravamo a 4 punti dal penultimo, quindi la classifica è talmente corta che non è che è una partita che cambia la situazione. Magari la può cambiare una striscia di partite vincenti che ti fanno uscire fuori da certe zone, però non mi spaventa quello che hai detto, perché noi siamo partiti con l'obiettivo di cercare di salvarci, per cui stare in una zona pericolosa è la cosa che alla fine ci aspettavamo tutti, non è che ci eravamo illusi per qualche vittoria. Insieme a noi ci sono altre squadre, adesso non so i risultati, però insomma quella zona lì è abbastanza affollata, però ripeto, non è quello che mi spaventa.